Si fa un bel viaggio alla scoperta dell'Islam. Viaggia, comincia a fare il Hajj, poi va in Egitto, va in diversi luoghi africani. Oggi sono arrivato in Arabia. In vita mia non avevo In vita mai mia visto non una avevo tanto mai sincera visto una tanto ospitalità. sincera ospitalità e una così profonda fratellanza come quella che ho trovato qui, nell'antica casa di Abramo, di Maometto e dei grandi profeti delle sacre scritture. Oggi, Oggi con con migliaia migliaia di di altri, altri ho proclamato la ho proclamato grandezza la grandezza divina nella divina della città città santa. santa della Mecca. Con indosso le vesti dell'Ihram ho compiuto i miei 7 giri intorno alla Kaaba, ho bevuto l'acqua della sorgente di Zemzem, ho pregato Allah dal monte Arafat. Per la prima volta nella mia vita mi sono ritrovato di fronte al creatore di ogni cosa, sentendomi pienamente un essere umano. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Forse le mie parole ti sconvolgeranno, ma ho mangiato nello stesso piatto, bevuto nello stesso bicchiere e pregato lo stesso Dio insieme a fedeli musulmani con gli occhi azzurri, i capelli biondi e la pelle bianchissima. E siamo tutti fratelli, davvero, persone di ogni colore e razza che credono in un Dio, in una sola umanità. Ma credo che la vera pratica dell'Islam possa rimuovere il cancro del razzismo dal cuore e dall'anima di tutti gli americani. E se morissi dopo aver portato la luce, dopo aver svelato qualche importante verità in grado di contribuire e distruggere questo male, tutto il merito sarà di Allah e solo gli errori saranno stati miei. Lei ha detto di aver avuto una sensazione di profonda fratellanza durante il suo viaggio. Sì, quando ero alla Mecca, per il pellegrinaggio, la fratellanza, sì, univa tutti i tipi di persone, di ogni colore, di qualsiasi livello, che avevano aderito alla religione dell'Islam. I convertiti hanno questa peculiarità di farci accorgere di cose che noi di solito non ci accorgiamo. Ed è questo quello che ci fa accorgere Malcolm X. Il fatto che noi siamo qui vicini non è scontato. Il fatto che le persone si riuniscano in uno stesso posto e mangino lo stesso piatto, bianchi e neri, non era scontato per nulla per lui. Ed è proprio qui che cambia tutta la sua vita. Perché si accorge che le sue idee erano sbagliate. Si accorge che non è proprio tanto vero che i bianchi sono così tanto cattivi. Si accorge di tutto ciò e si accorge che l'Islam è una soluzione a tutti questi problemi.